Rieccoci pronti per ripartire con la nostra diretta sui mercati e non soltanto. Più 0,8 il DAX, più 0,45 il FTSE MIB, con Unicredit che ha raggiunto anche meno 8%, adesso è attorno al meno 6, e con ovviamente i fari puntati, insomma, dopo i saluti annunciati da parte di Mustier. Ma ci concentriamo adesso un po' più sul futuro e un po' più sul mese che ci aspetta, quello di dicembre, che di fatto appunto parte oggi, e lo facciamo con due ospiti graditi. E allora un saluto e un ringraziamento per essere qui con noi ad Andrea De Gaetano, nostro analista. Andrea, buongiorno. Buongiorno e grazie mille per l'invito. Un saluto anche e un ben trovato a Gianfranco Fabi, editorialista economico. Ciao Gianfranco e grazie anche a te. Grazie mille, grazie a quanti ci ascoltano. Allora, vi mostro quello che di fatto può considerarsi il calendario che ci aspetta per quanto riguarda i mercati, per quanto riguarda appunto la geopolitica in generale europea e non soltanto. Oggi ovviamente la riunione dell'OPEC era estesa su due giorni, quella di ieri e quella di oggi, con insomma la sensazione che appunto l'estensione dei tagli alla produzione verranno prolungate anche nel 2021. Ecofin anche in questo caso insomma si sviluppa tra oggi e domani. Poi andiamo sul pesante, riunione della BCE 10 dicembre, 10 e 11 dicembre c'è anche il Consiglio dell'Unione Europea, il tema è il Recovery Plan. Il 12 dicembre, come abbiamo già anticipato, si parla del via alla distribuzione del vaccino negli Stati Uniti. 16 dicembre, Consiglio direttivo della Fed, e poi 19 dicembre, che poi in realtà sarebbe il 18, perché il 18 è un venerdì, adesso sto andando a memoria, sì esatto, 18 è il venerdì, anche se teoricamente cadrebbe al 19, è quello delle tre streghe. Noi abbiamo titolato dicembre the last but not the least, insomma l'ultimo mese ma non di sicuro per ordine di importanza, anzi dà l'impressione che possa essere un mese decisivo. E io qui, Andrea, comincerei da te insomma per fare un po' il quadro della situazione, per, come detto, insomma, i prossimi 30 giorni che sicuramente non ci annoieranno in qualche modo e saranno importanti per il prosieguo insomma dei mercati e in generale della crescita economica e macroeconomica dei singoli paesi. Grazie mille. Arriviamo da un novembre straordinario, un novembre da ricordare. In America si parla di November to Remember, e con la migliore performance mensile mai realizzata su parecchi mercati, sia sul Morgan Stanley World, che quindi rappresenta tutte le borse mondiali, salito circa del 13% in un mese, sia performance molto, molto più impressionanti sui singoli settori. Si parla di una performance di circa il 36%. Solo sul settore energetico in un mese. Vediamo la pandemia e i giornali che ci tempestano di notizie molto preoccupanti sulla pandemia, e i mercati che sono su nuovi massimi per quanto riguarda gli Stati Uniti e comunque in fortissimo recupero in Europa. Perché? Ci sono state, oltre alle presidenziali americane, che sono state ben accolte dagli investitori, ci sono altre novità positive per i mercati. La prima è quella di Janet Yellen, che sì, è governatore della Fed, che sarà il prossimo governatore del Tesoro americano. E come Yellen è stata molto accomodante come governatore della Fed, lo sarà molto probabilmente anche a capo del Tesoro, e quindi erogherà con facilità gli aiuti di cui l'economia americana ha bisogno. Quindi questo secondo me è l'ultima notizia che ha infiammato i mercati. Poi c'è l'altro punto, che è l'attesa di una serie di aiuti da parte degli stati che arriveranno in varie forme. E sono diciamo il discorso dello stimolo fiscale e appunto gli aiuti all'economia, che erano rimasti in sospeso nel dibattito tra repubblicani e democratici in America,
E si sta parlando adesso anche di recovery fund e fondo salva stati in Europa e appunto come anticipavi giustamente all'inizio del nostro collegamento, metà dicembre circa è la data in cui molte risposte dovrebbero arrivare. E oltre a questo ci sono delle banche centrali su cui i mercati hanno una fiducia cieca, ovvero quello che si vede se si vanno a vedere, per esempio, un tool che si chiama FedWatch, cioè le probabilità scontate dai futures sui Fed Funds nelle prossime riunioni, si vede che il mercato sta scontando ancora per mesi tassi a zero. Quindi di fatto c'è stato un enorme già degli aiuti di vario tipo fiscali che sono già arrivati, tassi a zero. Prossimi aiuti in arrivo e quindi i mercati hanno guardato oltre la pandemia e stanno scontando già molte notizie positive, con gli analisti che si aspettano un rimbalzo degli utili e che si aspettavano già in questi mesi, rimbalzo degli utili e del PIL che effettivamente ci sono stati. Ecco, a questo punto dobbiamo secondo me fare i conti con due cose. Uno, con una performance che è difficilmente ripetibile a livello mensile, nel senso che stiamo in un mese che è stato un mese record, quindi difficilmente dal punto di vista statistico seguono mesi del genere uno via l'altro. Certamente l'abbrivio è buono, però ecco, è difficile pensare a un altro dicembre come il mese passato. E dall'altra parte poi c'è questa fiducia smodata nelle banche centrali che in realtà secondo me è meglio non dare completamente per scontata, nel senso che è vero che i tassi molto probabilmente rimarranno bassi, ma è anche vero che l'inflazione in maniera molto subdola, ma in realtà sta salendo, nel senso che tutto il lockdown ha tenuto fermo il settore dei trasporti, quindi trasporti energia, benzina, macchine ferme, aerei fermi. E quindi queste componenti dell'inflazione sono state completamente abbassano il valore globale della lettura dell'inflazione. Viceversa, tutta la parte cibo, beni di primaria necessità, si vede che hanno già dei valori di inflazione che sono vicini a quelli del 2% della BCE. Quindi c'è da chiedersi una volta che si riaprirà dopo questa pandemia, molto probabilmente l'inflazione potrebbe sorprendere al rialzo. Quindi direi che ci sono molti temi in sospeso e da qui alla fine dell'anno sono quelli da vedere con le due banche centrali, le hai citate, Eurogruppo, in più le scadenze tecniche di dicembre, che è una delle quattro date più importanti che si hanno nell'anno. E in questo senso forse fanno anche da calamita positiva, cioè stanno anche facendo da calamita positiva proprio perché molti che erano al ribasso spaventati si stanno ancora ricoprendo dopo questo rally che appunto aveva poche probabilità statistiche di realizzarsi. E, no, quindi direi che è una situazione da seguire con molta attenzione e dove diciamo che il mercato in questo momento sta scontando tutto il meglio e poi bisognerà vedere, secondo me, da qui alle prossime settimane, sia se diciamo, a livello governativo e sovranazionale si troveranno degli accordi dal punto di vista politico sia per il recovery fund sia per il discorso salva stati, sì, ovviamente se la grande aspettativa creata da Christine Lagarde e la Banca Centrale in particolare su prossimi stimoli monetari sarà soddisfatta nella prossima riunione del 10 dicembre. Quindi tutto questo, i mercati arrivano molto carichi e quello che io sto facendo è di alleggerire su questi strappi a rialzo le posizioni, consiglio ai clienti di alleggerire le posizioni pur mantenendo ecco, un outlook abbastanza costruttivo, ovvero ci sono tutte le premesse perché i mercati azionari, visto che i bond non rendono, facciano bene, però sarei un pochino più cauto e soprattutto approfitterei di questi eccezionali rialzi per prendere un po' a profitto su alcune posizioni. Allora, poi abbiamo già qualche domanda per te, Andrea. Te le giro più tardi. E un saluto ad Alberto, un saluto ad Ardesia 74 e anche ad Antonio. Gianfranco, abbiamo visto anche qualche immagine di Christine Lagarde che Andrea ha citato poco fa. Una domanda che sto ripetendo spesso ai nostri amici, chiedo scusa, ai nostri analisti, che sono anche amici ovviamente, stavo per dire ai nostri amici a casa, no, ai nostri ospiti. E cioè, oggi parlano Christine Lagarde e anche governatore della Fed, Jay Powell. Quando parla Powell si sta un po' più o meno tutti sull'attenti, anche perché non parla spessissimo. La Lagarde la vediamo invece recentemente una volta sì e l'altra pure. C'è
Ci sta dicendo qualcosa senza che ce lo dica, nel senso che dobbiamo interpretare questa sua pluripresenza, insomma, in Europa come un segnale positivo barra negativo, o semplicemente, insomma, è una situazione diversa dalle altre, quindi è anche normale che il presidente della BCE intervenga più di quanto, ad esempio, intervenisse Mario Draghi. Gianfranco. Certo, come già accennava prima giustamente De Gaetano, le banche centrali in questa fase sono fondamentali per tenere la barra dell'economia, per dare delle rassicurazioni, per sostenere anche i mercati, per sostenere soprattutto i debiti dei paesi, perché tutti i paesi, Germania compresa, stanno facendo dei grandi debiti per finanziare le misure contro la pandemia. Quindi non c'è da sorprendersi se in questa fase terribilmente delicata anche i vertici delle banche centrali si sentono in dovere di rassicurare con i fatti, come faceva anche Draghi, ma di rassicurare anche con le parole. Non dimentichiamo che il whatever it takes di Draghi è stata in fondo un'affermazione a cui non sono seguiti dei fatti, perché è bastata la stessa affermazione a far seguire dei fatti, a rassicurare i mercati, a far invertire la tendenza. Quindi ecco, è sicuramente un segno di attenzione verso i mercati il fatto che i banchieri centrali parlino in maniera rassicurante. Ecco, dall'altra parte c'è sempre l'altra faccia della medaglia, perché come sanno molto bene gli analisti, quando qualcuno rassicura vuol dire che c'è qualcosa da rassicurare e che quindi le cose non vanno così bene come potrebbero andare se andassero bene. E quindi rassicurando si dà anche un segno in fondo di difficoltà, e la difficoltà è certamente sul fatto di un'economia che resta comunque condizionata pesantemente nell'attuale dalla pandemia, dai lockdown, dalle misure e dagli interventi un po' scoordinati degli stati. E c'è soprattutto anche un pericolo di una parola che non avete ancora pronunciato, che è la parola bolla, il fatto che ci possa essere una bolla finanziaria che possa innescarsi dopo tanti rialzi, che ci possa essere un'inversione di tendenza che, come insegna la storia, poi si costruisce da sola e diventa una spirale negativa. E quindi il tentativo di bloccare anche sul nascere le possibili conseguenze negative di un cambiamento appunto di aspettative, oppure che le aspettative hanno raggiunto il massimo e ormai bisogna comunque mettere il fieno in cascina. E quindi in questa prospettiva, ecco, teniamo conto che siamo in una fase delicata, siamo in un mondo che è completamente diverso da quello passato, in cui ci sono degli elementi che stanno cambiando rapidamente, che non sappiamo cosa succederà, non sappiamo se i vaccini saranno veramente efficaci, se riusciremo a distribuirli in maniera significativa tra la popolazione in modo da bloccare in tempi rapidi questa pandemia. Ecco, se questo succedesse, se i vaccini fossero veramente efficaci e nella prima metà del 2021 si realizzasse una crescita, allora forse potremmo anche riavere appunto le performance positive anche sul fronte dei mercati reali e non solo dei mercati finanziari. E possiamo dire, se le borse sono andate così bene in un periodo in fondo grigio, speriamo che vadano ancora meglio quando il periodo sarà un po' più sereno. Andrea, ti giro l'espressione che ha usato Gianfranco e che appunto ha sottolineato non per caso, cioè l'ipotesi bolla, e ti chiedo anche se diciamo, il nostro titolo, cioè Banche Centrali comanda euro-dollaro, dato che abbiamo il dollaro a ridosso di 1,20, la BCE ha più volte dichiarato che vuole tenere quantomeno monitorato, insomma, questo cross che interessa appunto alla banca centrale. Quindi questi due temi, ti chiedo anche di farlo più o meno in sintesi, che ci sono anche altri temi da affrontare. Andrea, prego. Allora, secondo me la grossa bolla è sui bond, ovvero quello che si vede è un aumento globale del debito. È paradossale che ci siano le borse ai massimi e in questo momento ci siano riunioni dei capi di Stato per parlare di banche in difficoltà e fondo salva Stati. Quindi sembra che le borse festeggino e ci si prepari alle catastrofi. Questo è un po' il contrasto e il paradosso. La bolla è quella, l'aumento del debito è tale che le banche centrali comunque sono costrette da un lato a tenere i tassi bassi, e l'assenza di rendimento sta alimentando sempre di più la corsa ad asset rischiosi.
Da un lato le borse, secondo me, vedendo le borse, certamente prendo l'S&P, c'è un price earning di 28, che è alto, ma non è folle, c'è un dividend yield del 2%, ma calcoliamo che un dividend yield del 2% c'era anche circa un anno e mezzo fa, però i tassi erano di fatto, i rendimenti sui bond erano molto più alti di quelli che sono adesso, cioè sul mercato si trovavano rendimenti più alti. Quindi finché la bolla, vera bolla, che è quella sui bond e sul debito, rimane in piedi, tutto sommato la performance delle borse non è così preoccupante, cioè la bolla sul mercato azionario non è preoccupante. Viceversa, ecco, se iniziassero per vari motivi, l'inflazione è uno, ma instabilità governative potrebbero essere un altro, l'aumento del deficit, cioè arrivano gli aiuti all'economia, ma aumentano i deficit, quindi gli stati si indebitano ancora di più e i bilanci degli stati peggiorano. Ecco, tutto questo se facesse rialzare i rendimenti dei bond, quello potrebbe essere molto pericoloso. Proprio negli ultimi giorni vediamo che c'è una raffica di default su una serie di grosse compagnie private, ma con partecipazioni statali e anche di banche cosiddette quasi sovranazionali, le policy banks cinesi. E quindi questo fa già capire l'entità del problema, cioè questi debiti e la gente che compra cose rischiose senza guardare, solo perché rendono. Questo qui secondo me è il vero pericolo, quindi io la sintetizzerei come ho detto. Sul resto, sull'euro-dollaro, secondo me, ecco, chiaramente è il cambio più grosso, quindi è quello più controllato. C'è un problema che è appunto l'indebolimento del dollaro è arrivato dopo che Janet Yellen è stata annunciata come prossimo guida del tesoro, proprio perché ci si aspetta che faccia deficit. E viceversa, questa esitazione che invece gli stati europei hanno, sebbene lo stiano facendo, fanno deficit anche loro, però sono molto più conservativi, sta rafforzando l'euro. Quindi questa secondo me è un po' la chiave di lettura. L'euro, dopo i minimi degli ultimi mesi, 1,06, ha fatto secondo me il fondo e sta provando a rompere l'1,20, che è la resistenza tecnica principale oltre la quale si proietterebbe verso 1,25. Allora Gianfranco, torno da te, intanto anche da casa scrivono un po' la loro opinione. Per Ambrogio dice se l'euro vuole essere competitivo il recovery fund è obbligatorio, quindi il rally continua. Poi insomma i complimenti e i ringraziamenti sia ad Andrea e sia a Gianfranco per quanto riguarda le loro analisi. C'è anche chi dice insomma non bisogna fasciarsi la testa con l'aumento dell'inflazione solo per le fiammate del rame e della soia. In ultimi 10 anni l'inflazione ha sempre floppato e poi c'è stata una rotazione sui settori ciclici a prezzi stracciati, più o meno ognuno dice la sua, insomma, su questo tema, che ovviamente è un tema abbastanza ampio e complesso. E in tutto questo, Gianfranco, c'è quello del recovery plan, dei fondi, insomma, Gianfranco, ogni volta che li citiamo, più o meno ci viene quasi da trascinarlo, perché insomma se ne parla da tempo immemore e una soluzione non si trova, un po' come la Brexit sostanzialmente. Sta di fatto che c'è un consiglio il 10 e l'11 dicembre in cui c'è la sensazione che in qualche modo una decisione in un modo o in un altro va trovata, insomma. E da questo punto di vista, se è vero che Berlino, che detiene la presidenza di turno, forse è il soggetto migliore per proseguire il negoziato, dall'altro, insomma, si sta ritrovando un muro, per usare un'espressione familiare a Berlino stessa, che forse non si aspettava di trovare. Gianfranco. Ma indubbiamente quello del recovery plan è sicuramente uno dei problemi grossi che abbiamo di fronte. Next Generation EU, come dovrebbe essere chiamato, cioè per le nuove generazioni, è un programma certamente ambizioso e abbiamo visto che ha più difficoltà di quanto si prevedessero. Bisogna capire se sono difficoltà tattiche di questi paesi dell'est, la Polonia, l'Ungheria, a cui si è aggiunta la Slovenia, difficoltà tattiche dovute al fatto di volere da questi paesi delle concessioni almeno formali sul fronte dei diritti pubblici, oppure siamo di fronte a delle difficoltà strategiche di un'Unione Europea che non riesce a trovare il bandolo della matassa. E qui il problema, secondo me, non è quello se si arriverà o non si arriverà, perché si dovrà arrivare perché fanno comodo a tutti questi fondi. Il problema è sui tempi che saranno necessari. Se in questo vertice di metà dicembre si raggiungerà un accordo formale, allora i tempi potranno essere rispettati, che sono quelli di avere i fondi nell'arco del 2021 e quindi avere i progetti nella prima metà dell'anno e le risorse da spendere, quindi l'avvio dei cantieri nella seconda metà del 2021, che sarebbe la cosa migliore.
Se non si arriverà a un accordo a metà dicembre, si potranno seguire altre strade. C'è già chi ha parlato di fare un accordo solo tra i paesi dell'euro, di appunto rifondare un'Europa a due velocità, come esiste già di fatto l'Europa a 17 dell'euro e l'Europa a 23 con gli altri paesi. Quindi un accordo limitato a questi paesi che lascerebbe fuori gli altri, però sicuramente questo provocherebbe dei contrasti. Io tempo, se posso fare una previsione, penso che potrebbe rientrare questa opposizione di Polonia e Ungheria, anche perché i fondi europei fanno molto comodo anche a loro e quindi non sarebbe facile da presentare da parte dei loro governanti alle popolazioni il fatto di rinunciare a dei fondi europei per delle economie che sono comunque in difficoltà. Quindi dobbiamo essere in fondo un po' ottimisti sul fatto che si arrivi ad un accordo. Il problema di fondo, soprattutto per l'Italia, sarà di riuscire a spendere bene questi soldi, perché abbiamo visto in passato come gli stessi fondi europei non sempre sono stati spesi bene, anzi, non sempre sono stati spesi. Quindi su questo fronte i problemi sono duplici, sono i problemi di un accordo europeo per raggiungere appunto questa Next Generation EU e di un accordo italiano per far sì che ci siano quelle riforme che sono indispensabili, di cui tutti parlano, ma di cui nessuno sa veramente quali possono essere i contenuti della burocrazia, della giustizia, degli appalti e così via, che possono facilitare, rendere possibile la spesa di questi fondi per sostenere l'economia. Il grande dilemma, secondo me, sono questi, i grandi dilemmi sono questi due: sul fronte europeo l'accettazione di questo accordo e sul fronte italiano la vera possibilità di spendere bene questi soldi. Peraltro nessuno spiegava, insomma, sulle riforme di cui si sa pochino, effettivamente per beneficiare dei fondi, comunque gli Stati membri devono presentare i propri piani nazionali, delineando i programmi di investimento. La scadenza è del 30 aprile 2021 e del piano italiano effettivamente si sa ancora poco, ma per scelta del governo di mantenere il massimo riservo sui contenuti, chiedo scusa. Per dare anche qualche cifra, ricordiamo che l'Italia dal Recovery Plan dovrebbe ricevere 209 miliardi ripartiti in 81 miliardi di aiuti a fondo perduto, di cui 65 dal Recovery and Resilience Facility per finanziare il piano di ripresa e 127 miliardi di prestiti. Insomma, un gran bel gruzzolo che però andrà, insomma, speso per fare in modo che, insomma, l'economia torni a girare in maniera virtuosa, e quindi servono, insomma, piani in grado di valorizzare, insomma, tutto questo ammontare di denaro che, insomma, supera i 9 zeri, come abbiamo visto. Andrea, abbiamo ancora qualche istante. Io ti giro, dunque, in realtà Alberto ci chiedeva una view sui BTP 2067, un po' sui titoli di Stato. Hai parlato, Andrea. So che a proposito però di bond c'è una, e a proposito anche di bolla, c'è qualcosa da segnalare forse per quanto riguarda la situazione asiatica, cioè c'è un, come dire, un campanello d'allarme, come lo possiamo definire? Sì, direi di sì, che sono campanelli d'allarme. Allora, la Cina, c'è da dire questo, cosa ha fatto? La Cina ha cercato di ridurre il leverage, cioè dal 2008 in avanti si è iniziato a parlare della bolla prima immobiliare, della bolla sul credito, della bolla sui shadow banking cinese. Il governo cosa ha fatto? Ha detto: tengo attiva e continuo a tenere viva l'economia facendo dei piani infrastrutturali. Cerco di sgonfiare la leva che c'è a livello finanziario. Nonostante questo, quello che sta succedendo proprio recentemente è una serie di, come accennavo prima, una serie di default su grosse compagnie in vari settori, quindi dai microchips ad altri settori portanti dell'economia cinese, e ci sono compagnie che stanno saltando e di fatto vanno a coinvolgere sia il governo, nel senso che è azionista di queste compagnie, sia queste policy banks, che sono l'equivalente delle nostre sovranazionali, sebbene come ad esempio la China Construction Banks, o la compagnie che hanno un rating leggermente inferiore per S&P rispetto alle nostre BEI, per intenderci, che però hanno lo stesso valore. Ecco, quello che è successo, abbastanza grave, negli scorsi giorni sono stati dei default dove alcune compagnie avevano un rating AAA assegnato da agenzie di rating cinesi. E
E di fatto abbiamo visto bond esplodere, quindi di rendimento, come passare da 100 a 20 o a 30 nel giro di pochi giorni. Quindi questo è chiaramente un segno di stress del mercato, un segno di una concessione di prestiti troppo facili, tant'è che il governo cinese è prontamente intervenuto dicendo che punirà e renderà molto più dura la normativa e la supervisione su questo settore. Quindi per ora la situazione è abbastanza sotto controllo e abbiamo visto anche il cambio del renminbi che contro euro è in area 7,88, quindi abbastanza stabile, però secondo me è un qualcosa da tenere molto monitorato perché chiaramente il mercato cinese è uno dei più grossi mercati bond al mondo dopo quello americano e quindi se effettivamente questa serie di default dovesse amplificarsi, potrebbe poi coinvolgere non solo la Cina, che già basterebbe basta e avanza, ma anche gli altri bond dei paesi emergenti che sono collegati di fatto a livello economico. Quindi è una situazione da tenere, secondo me, monitorata. Per ora, appunto, sembra ancora sotto controllo, ma ogni giorno vedo che sia Financial Times sia altri Reuters stanno riportando notizie di questo tipo, quindi è un campanellino d'allarme da seguire. Gianfranco, per chiudere, abbiamo ancora un minuto scarso, ti chiedo secondo te che cosa cambia con Joe Biden a capo della presidenza degli Stati Uniti, se poi verrà riconosciuto più o meno da tutte le parti in questione e insomma nei rapporti commerciali appunto con la Cina, di cui praticamente non si parla più perché comunque c'è un'epidemia che occupa la maggior parte degli spazi, ma è comunque un tema che in qualche modo tornerà a essere sotto i riflettori nel 2021. Gianfranco. Ma indubbiamente, tra le scadenze importanti di questo dicembre, cioè il 14 dicembre appunto, dove si riuniscono i grandi elettori e porranno la parola fine probabilmente a questa diatriba che il presidente uscente Trump ha aperto sulla regolarità delle elezioni e quindi Biden, come già sta facendo peraltro, assumerà le sue funzioni. Secondo me non ci saranno dei grandi cambiamenti di sostanza, ci saranno dei cambiamenti di forma, ci saranno degli atteggiamenti diciamo più favorevoli verso alcuni settori, verso alcune problematiche come quello dell'ambiente. Biden ha già detto che ritornerà nell'ambito degli accordi di Parigi, ma sul fronte economico non cambierà molto la politica economica se non per la politica della Banca Centrale, come abbiamo già visto, anche perché bisognerà tener conto che c'è ancora da verificare quanto potrà contare sul Senato, un Senato che rischia di essere ancora a maggioranza repubblicana e che potrebbe bloccare molti provvedimenti di carattere economico. Quindi ci sarà una sostanziale continuità e comunque senza dimenticare che gli Stati Uniti restano senza gli slogan comunque una grande nazione anche perché fondamentali sono fondamentali molto positivi sul fronte per esempio delle materie prime, sul fronte per esempio della capacità di innovazione, sul fronte della capacità di imprenditorialità. Quindi ci sono tanti elementi che pongono a favore di uno Stati Uniti che possono riprendersi positivamente anche perché sono loro in fondo che stanno producendo i vaccini e speriamo che funzionino anche per loro. Grazie a Gianfranco Fabi, editorialista economico, e grazie ad Andrea De Gaetano, analista. Ci sentiamo presto. Grazie davvero e buon proseguimento di giornata. Grazie mille a voi, buona giornata a tutti. Grazie, buona giornata. Grazie ancora a Gianfranco Fabi e ad Andrea De Gaetano. Ci fermiamo per un piccolo break pubblicitario. Alle vostre domande risponderemo man mano che andiamo avanti con la nostra diretta. Pier Ambrogio dice: secondo me bombardiamo l'Iran. Speriamo di no, soprattutto per gli amici iraniani e poi in generale per la stabilità geopolitica internazionale. Al rientro, tema Brexit, così andiamo anche a rispondere a una domanda di un nostro amico a casa. A che punto siamo e come vivono gli inglesi il tema dell'uscita dall'Unione Europea. A tra poco.